Buongiorno a tutti. Con lo squillo delle chiarine della famiglia del gonfalone di Palazzo Vecchio si dà inizio alla cerimonia. Ringrazio le autorità, a cominciare dal Presidente della Regione Eugenio Giani, la Presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi, il Presidente del Consiglio Comunale Milani, la professoressa Antonia Ida Fontana e tutti voi per questa piccola ma significativa cerimonia di vicinanza al popolo ucraino, in particolare alla città di Kiev, e di sodalizio culturale. Oggi vogliamo ricordare proprio questo, in un momento drammatico e tragico come quello della guerra. Oltre agli obiettivi militari, gli eserciti colpiscono gli obiettivi civili e quelli culturali. Ricordiamo in questo momento come le città ucraine siano state in molte parti progettate ed erette dai grandi architetti italiani. E lo stesso è avvenuto per Kiev. Molte monumenti, palazzi, portano il segno e il tratto della creatività, dell'ingegno, dell'architettura, della scultura e dell'arte italiana. E per questo il gemellaggio di Kiev e Firenze si è arricchito di questi due gesti, la scultura di Dante Alighieri a Kiev e la scultura di Taras Shevchenko a Firenze, i due padri delle due rispettive lingue, delle due rispettive culture. Ringrazio gli amici presenti. Credo che sia molto importante in questo momento essere vicini al popolo ucraino che sta combattendo per la sua libertà contro un'aggressione ingiustificabile e anche, io credo, per i valori occidentali. Se vogliamo guardare avanti e la nostra solidarietà vuole essere una solidarietà vera, autentica, sentita, che fa fare un salto di qualità nella civiltà dei popoli, non può più essere all'insegna della cultura. Le Oblate sono un luogo che significa molto per la cultura a Firenze. Era l'anno 1986, Firenze era città europea della cultura. Dopo Atene fu Firenze, dopo Firenze fu Amsterdam, inaugurammo proprio come una delle opere, uno dei segni distintivi di Firenze, città europea della cultura, la ristrutturazione delle Oblate, che dalla funzione di servizi che fino a quel momento svolgeva, di deposito, di archivio, diventò centro culturale d'eccellenza per Firenze. Caucaso, gloria a voi, montagne azzurre, che siete ricoperte di ghiaccio, e a voi, cavalieri orgogliosi,
non dimenticati mai da Dio. Combattete, combattete e vincerete. Dio vi aiuta. La verità è in voi, la gloria è con voi e la sua santa volontà. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні мені. Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревуче. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отойді я і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Testamento. Quando morrò, seppellitemi sull'alta collina, nella grande steppa della cara Ucraina. Che si vedano i campi, il Dnipro stizzito, che si oda il fiume al mare azzurro e il sangue nemico nefasto. Allora io lascerò la terra e salirò a Dio per pregare. Ma intanto io non conosco Dio. Seppellite e insorgete e spezzate le catene e con il sangue irrorate la libertà nella grande famiglia liberata. E per favore, ricordatevi di me con qualche parola.